successe. No, si sono ovviamente i deputati dell'opposizione, hanno fatto le loro richieste, e gli sono state date le risposte, queste risposte non sono bastate e quindi è scattato il normale dibattito parlamentare. La commissione è aggiornata ovviamente domani mattina alle 9.30 per un ufficio di presidenza, l'istruttorio sui 4 nuovi emendamenti presentati e poi la votazione dei quasi 300 emendamenti e 302 proposte emendative al DDL anticorruzione. Ecco, non c'è l'accordo con la Lega, oggi pomeriggio c'è stata una riunione prima, che cosa è stato detto? Che lei, per quello che ne può sapere lei. Io sono qui a fare delle valutazioni che nulla c'entrano con gli accordi di maggioranza o opposizione che siano e quindi rimetto a chi faceva queste e dovrà fare queste riunioni la valutazione su accordi o non accordi. Però la linea del gruppo 5 Stelle rimane quella che la prescrizione si fa per emendamento a questo decreto, visto che la Lega dice così non va bene. È stato presentato un nuovo emendamento che ripercorre la linea di voler inserire la riforma della prescrizione all'interno di questo disegno di legge anticorruzione e non decreto, perché se fosse decreto sarebbe sicuramente inammissibile. Pardon, disegno di legge. Posso... Mi scusi Presidente, perché è stato necessario tecnicamente cambiare il titolo del DDL con questo emendamento nuovo sulla prescrizione? Questo lo deve chiedere ai relatori e non a me, perché io ancora la valutazione su questo emendamento la faremo domani mattina ovviamente, quindi solo questo, prendo solo atto che è stato ritirato un emendamento e presentato un emendamento nuovo con l'ampliamento del titolo, scelta dei relatori che oltre a questo hanno depositato altri 3 emendamenti. Come ha trovato il comportamento dell'opposizione? Da opposizione, come è giusto che sia, noi facevamo le stesse cose quando anche io ero all'opposizione, quindi è normale dialettica ed è normale che sia. Il tema è importante e sicuramente l'impegno e l'obbligo, anzi è il dovere, quello di assicurare che ci sia il massimo dibattito, perché sono tutti temi che meritano, non solo la prescrizione ma anche tutti gli altri articoli del disegno di legge. Grazie. Grazie, buon lavoro. Anche a voi. Difficilissimo da far capire, no? Allora, l'orario. Penso che sia assolutamente grave il comportamento della Presidenza in relazione a un fatto molto semplice. Sono stati presentati 2 emendamenti esattamente identici con il solo trucco di aver cambiato il nome al provvedimento nel secondo emendamento. Si tratta dello stesso emendamento sul quale oggi bisognava avere l'ammissibilità, quello che cancella la prescrizione dopo la condanna di primo grado, ma siccome ci sono problemi politici molto gravi all'interno della maggioranza tra Lega e Movimento 5 Stelle, la Lega infatti lungo tutta questa discussione è stata silente, si sta prendendo tempo, quindi a differenza di quanto appena detto la Presidente della Commissione Giustizia, non c'è stato nessun nuovo emendamento relativo alla prescrizione. Si cancella un architrave dello Stato di diritto, si cancellano anche principi costituzionali come quelli della presunzione di innocenza e si consegna, come è stato detto anche da esponenti della Lega, in dir la verità, e non solo dell'opposizione, una bomba atomica a quelli che sono i processi che in questo momento dovrebbero garantire una ragionevole durata. Quindi a pagarne le conseguenze per questo tipo di iniziativa, che peraltro viene fatta di nascosto, di soppiatto, senza neanche averne discusso, in un provvedimento che non c'entra niente, saranno a pagarne le conseguenze i cittadini. Si appella al buon senso di Salvini a questo punto? Ma io mi appello alla ragionevolezza innanzitutto della Presidenza della Camera, che dovrebbe, per estraneità di materia, innanzitutto escludere l'ammissibilità di questo emendamento, ricordando anche che è stato truccato, diciamo così, il carattere della presentazione. E poi noi su questa battaglia ci appelliamo ai cittadini e a tutti coloro i quali vorranno insieme a noi impedire che questa barbarie giuridica venga portata avanti. Grazie. Grazie. Allora, onorevole Donzelli, lei mercoledì scorso era stato il primo a svelare quello che era accaduto nelle commissioni congiunte delle due sulla prescrizione. Questa evoluzione, tra virgolette, della situazione, come la giudica? Beh, è un balletto ridicolo, perché oggettivamente ritirare gli emendamenti, ripresentarli uguale, non dire l'ora in cui è stato ritirato per non poter dare così giustificazione su quella che era l'istruttoria per l'ammissibilità, tutte cose lontane dai cittadini che chiedono una giustizia veloce ed efficace, sia le vittime che gli indagati innocenti. In questo momento c'è un dibattito interno alla maggioranza che sta bloccando il Paese. Si chiariscano le idee e ci vengano a dire qual è la loro idea di giustizia.
Ecco, che cosa succede se domani non c'è un accordo tra le due principali forze di governo? Che scenari prevede domani mattina dopo le 9.30 quando si comincerà a vagliare i singoli emendamenti? Beh, spero che non ritirino di nuovo l'emendamento per ripresentare un altro uguale, altrimenti saremmo veramente alla barzelletta. Credo che sia l'ora di finirla con gli escamotage e di affrontare davvero il tema nel concreto. E per quello che riguarda i cittadini, se ne hanno voglia, bene, siamo a disposizione. Se non sono pronti, si ritira il DDL anticorruzione e si rimanda a data da destinarsi, a quando saranno chiarite le idee, se non c'è una maggioranza pronta a sostenerlo. In questo momento pare che non ci sia una maggioranza pronta a sostenere il DDL anticorruzione così come è stato emendato. A questo punto lo ritirino o lo mettono in un cassetto in attesa di data da destinarsi. Si è spiegato la logica politica di tutto quello che è accaduto, se ce n'è una? Beh, il Movimento 5 Stelle, l'intervento è stato molto sincero, ha detto Davigo preferiva così e quindi vuol dire che c'è qualcuno fuori dal palazzo che decide qual è la linea che deve essere invece quella scelta dal rappresentante dei cittadini. Allora, come è andata? Mi sembra che è finita quasi in una rissa verbale. Ma devo dire, quando si cercano delle forzature, devo dire anche molto infantili, e succedono queste cose. Hanno sostituito un emendamento ovviamente inammissibile con un emendamento fotocopia con un piccolo, devo dire, ma riuscito lifting. Io penso che questo provvedimento sia un provvedimento che non ci vede d'accordo, quello sull'anticorruzione. Abbiamo presentato delle proposte emendative, però attiene ai reati contro la pubblica amministrazione. Inserire un tema come quello della prescrizione è profondamente sbagliato, sia perché la prescrizione merita un approfondimento attraverso delle audizioni, attraverso un'istruttoria che sia completa, perché attiene alle radici del nostro processo penale, sia perché, diciamo, una materia di questo genere non può essere liquidata con un emendamento. La maggioranza è spaccata, la maggioranza ha voluto prendere tempo e ha usato questo escamotage per prendere tempo fino a domani mattina. Io dico una cosa, domani mattina tutti i gruppi dovranno esprimersi se allargare o meno il campo del provvedimento al tema della prescrizione. Ascolteremo anche i colleghi della Lega. I colleghi della Lega fanno delle dichiarazioni, vedremo se sono solo dichiarazioni o sono anche fatti. Se si esprimeranno in modo contrario ad allargare questo provvedimento, bene, il tema sarà soltanto quello dell'anticorruzione e non quello della prescrizione. Se alle dichiarazioni non conseguiranno i fatti, ovviamente noi ne discuteremo e chiaramente questo ci vedrà contrari e vedrà ovviamente la Lega non essere conseguente rispetto alle dichiarazioni che fa alle agenzie e dai giornali. Si potrà rinviare la scadenza di domani mattina alle 9.30 in mancanza di raggiungimento di un accordo politico? La presidenza delle due commissioni congiunte lo può fare? Guardi, la presidenza delle due commissioni congiunte sta forzando moltissimo il regolamento. Noi speriamo che si possa avere una risposta chiara, che non è una risposta a noi, è una risposta ai cittadini italiani, perché, devo dire, i cazzotti che si dà la maggioranza al suo interno non devono ricadere sui cittadini italiani. Grazie. Posso chiedere, se dovesse essere messa la fiducia al Senato sul decreto su sicurezza, Forza Italia cosa farà? Beh, questo dovete ragionare con i nostri colleghi al Senato. Io adesso esco da questa commissione e quindi mi attengo agli argomenti che trattiamo oggi. Grazie.